Ciao a tutti, sono Svetlana e vi do benvenuto sul mio canale. Saluto a tutti i miei iscritti e ospiti occasionali del mio canale. In questa piccola lezione vi faccio vedere come bordare un lavoro fatto a ferri con la spighetta romena. Come potete vedere è un bordino molto particolare e molto molto semplice e il bordo rimane sostenuto e nonostante tutto abbastanza elastico. Così si presenta da davanti, così si presenta dal rovescio. Vi faccio vedere come bordare parte dritta, come fare questo angolo per avere la linea proprio bella e come fare bordare questo angolo esterno. Questo campione, come vedete, io ho fatto a ferri semplicemente con la maglia rasata, ma la stessa cosa si potrebbe fare anche ad uncinetto. Se siete interessate, rimanete con me. Ho fatto piccolo campioncino, solo di maglia rasata, ma non è importante vedere parte dritta, angolo interno e angolo esterno. Quindi, per fare questa bordura a spighette romena, io con uncinetto mi aggancio a prima maglia e blocco la mia prima maglia, che voi vi agganciate in modo a quale vi siete abituate. Io l'ho fatto in questa maniera: faccio una catenella e faccio una maglia bassa. Allora, maglia bassa non la faccio sotto la catenella che si è formato dalla chiusura e vado nella maglia, proprio nella maglia sotto, altrimenti la nostra spighetta romena si girerà. Quindi entro, tiro filo e faccio una maglia bassa. È fatto. Giro il mio lavoro sul rovescio. Allora cerco questi due fili laterali che si forma dalla maglia bassa. Questo e uno sotto, ok. Sull'uncinetto ce l'ho questi due. Con uncinetto entro nella maglia laterale, che tiro il filo, lo faccio passare attraverso queste due maglie laterali. Sull'uncinetto abbiamo due e li chiudiamo insieme. È fatto. Giro, lavoro sul davanti, cerco queste due laterali, che entro sempre sotto la catenina, entro dentro, tiro filo, sono entrata proprio nel lavoro, tiro il filo, lo faccio passare e chiudo la mia maglia. Giro sul rovescio, cerco queste due parti laterali della catenella, della maglia, aggancio il filo, passo attraverso due e chiudo altre due. Rigiro il mio lavoro sul dritto, entro in queste due maglie laterali, vado con uncinetto nel lavoro, quindi non sotto questa catenella, proprio nella maglia qui, tiro il filo. Lo faccio passare attraverso due maglie e chiudo ultime due maglie. Ok, giro il lavoro sul rovescio, riprendo due maglie come siamo abituati a fare la spighetta romena. Rigiro il lavoro sul rovescio, di nuovo queste due maglie laterali. Ok. Prese, vado a infilare uncinetto nel lavoro, guardate, non qui, qua nel lavoro, tiro, trascino attraverso due maglie e chiudo. Ok, vedete che è cominciato a formarsi questa spighetta romena. Adesso rigiro il mio lavoro, di nuovo due maglie laterali. Entro sotto entrambi, aggancio, tiro e chiudo.
Allora, se facciamo bordatura di un lavoro piccolo o un colletto oppure una cuffia, è una cosa si può girare come vogliamo. Se dobbiamo bordare un cardigan oppure un maglione oppure una coperta, viene un pochino più scomodo aggirare questa il tutto il nostro lavoro per bordare. E allora vi faccio vedere il modo più semplice in quale si può girare. Quindi noi adesso ci troviamo sul rovescio del nostro lavoro. Normalmente avevamo girato così. Sì? In questo caso torniamo sul rovescio. Per semplificare il lavoro, noi lo giriamo in questa maniera, sì? E ci troviamo sul dritto del nostro lavoro. Solo che il filo non va bene così, che deve essere dietro uncinetto. Quindi noi questo filo lo facciamo passare dietro uncinetto, lo riprendiamo il nostro uncinetto e continuiamo il nostro lavoro. Quindi entriamo come abbiamo fatto sempre. Prendiamo 2 laterali, entriamo nella maglia successiva qui, tiriamo il nostro filo, facciamo passare attraverso 2 e chiudiamo 2. Giriamo sul rovescio facciamo lo stesso lavoro, entriamo nel 2, passiamo il 2 e chiudiamo altre 2 e vi faccio rivedere come girare con comodità. Quindi giro solo in questa maniera, faccio passare il filo dietro e continuo il mio lavoro. Quindi continuo a bordare con la mia spighetta romena. Entro, vado nella successiva maglia, tiro, trascino e chiudo. Giro il lavoro sul rovescio, entro in questi 2, non stringete troppo, faccio che rigiro così, rimetto il filo in modo giusto e continuo a lavorare. In questa maniera io lavoro fino a quando non arrivo a questo angolo interno e lì vi faccio vedere come dobbiamo fare. Ho terminato a bordare parte dritta e come possiamo vedere come viene il risultato. Allora, e sono arrivata quasi all'angolo, quindi come possiamo vedere mi rimane ultima maglia su questa superficie, poi angolo e poi dobbiamo passare diciamo a questa parte del nostro lavoro che sale. Quindi cosa faccio io? Mi trovo sul dritto del mio lavoro, faccio il solito lavoro, entro con uncinetto sotto questi 2 maglie laterali, che okay? Entro con uncinetto nella successiva maglia, la tiro, con uncinetto entro nell'angolo, tiro e con uncinetto entro nella prima maglia, quella che è, diciamo, in altezza, e la tiro. Quindi ho tirato solo uncinetto 3 maglie più 2 che abbiamo fatto entrare come facciamo sempre. Quindi adesso aggancio il filo e faccio passare il filo attraverso queste 3 maglie che abbiamo fatto e altre queste 2 che facciamo sempre e termino il mio lavoro. Giro un lavoro sul rovescio e faccio il solito lavoro. Quindi entro in queste 2 maglie laterali, tiro filo, faccio la mia spighetta, rigiro sul rovescio, metto il filo in posizione giusta, ok, entro nelle 2 maglie laterali, una e 2, fatto. Adesso entro nella maglia laterale, non catenella, questa maglia qui, vedete, sarebbe subito dopo, tiro il filo e faccio come abbiamo fatto prima, tiro e chiudo, rigiro il lavoro sul rovescio e continuo la mia spighetta romena. Stringo sempre troppo che mi fa fatica poi a entrare, quindi così aggancio.
così, tiro il filo, faccio 2, ok, rigiro in avanti, 2 laterale, 1 e 2, fatto, prendo la maglia laterale qui, entro, tiro, faccio trascinare attraverso questi 2, ok, e chiudo, ritorno sul rovescio, entro nelle 2 laterali, fatto, tiro e chiudo, ritorno sul rovescio, sul dritto, ok, due maglie laterali. Mi raccomando, scegliete un cenetto giusto per non fare fatica come faccio io, che okay? Entro, trascino e chiudo, e come possiamo vedere si è formato la linea giusta del nostro angolo. Quindi adesso con lavoro arriviamo all'angolo esterno e ve lo faccio vedere anche questo. Giro, siamo quasi, quindi lo facciamo insieme, entro nella maglia, dov'è? Qui, tiro, trascino e chiudo, giro, entro e faccio lo stesso lavoro che abbiamo già fatto, giro. Se vi viene scomodo a trascinare il filo come faccio io, girate il lavoro. Entro nella maglia, tiro, trascino, ok, giro. Okay. Se vi viene scomodo, come l'ho detto prima, girate in modo normale. In questo caso è così. E io continuo ad arrivare con lavoro per arrivare fino all'angolo, quindi mi è rimasto ultimo qui, chiudo 2 e giro, ok, e giro, ok. Lavorando io sono arrivata a questo angolo esterno. Cosa facciamo? Facciamo questo lavoro qua. Entro normalmente prendendo 2 parti laterali, con uncinetto entro, come abbiamo detto, sotto la catenella, tiro, trascino 2 e chiudo, giro il mio lavoro sul rovescio, faccio lo stesso lavoro come abbiamo fatto fino adesso, ok. Ritorno sul dritto, entro nelle 2 parti laterali, con uncinetto entro nello stesso punto dove sono entrata prima, quindi la seconda volta nello stesso punto, tiro e chiudo la mia maglia, rigiro sul rovescio, faccio lo stesso identico lavoro di sempre, ok, ritorno sul dritto, entro nelle parti laterali della maglia, con uncinetto per la terza volta entro nello stesso punto, trascino e termino la mia maglia, che okay? Sul rovescio lo stesso lavoro, quindi aggancio questi 2, faccio passare e chiudo, ritorno sul dritto, riprendo i miei 2 maglie e adesso ormai angolo lo abbiamo creato e ci siamo riuscite a sempre su questa superficie dritta. Quindi io continuo a lavorare come abbiamo fatto qui. Io entro adesso sotto la maglia
Quindi qui tiro, trascino e fatto. Rigiro, lavoro, prendo 2 e faccio normalmente. Ok? E così adesso, quando siamo già sulla superficie dritta, continuiamo a bordare come abbiamo fatto prima nelle due maglie, poi sotto la maglia che qui tiro, trascino e vado avanti. E in questa maniera, come potete vedere, si è formato la linea bella dell'angolo. Qui abbiamo la linea di angolo interno e questa è la linea dell'angolo esterno. E in questa maniera io termino a bordare il mio lavoro. Come possiamo vedere, ho terminato di bordare il mio campione. Questa è la parte dritta, questo è l'angolo interno e così si presenta angolo esterno. Questa è la parte dritta e in questa maniera si presenta da rovescio. Come possiamo vedere, è molto simpatico come bordino. Io ho fatto questo bordino con campione fatto a ferri, ma la stessa cosa potete fare anche uncinetto. E con questo bordino si può bordare qualsiasi cosa, sia un coletto, sia la scollatura da attorno al collo, anche facendo un gilet. Quindi un bordino secondo me è molto utile e spero che questo video vi è piaciuto e è stato chiaro. Ci vediamo presto, alla prossima. Ciao ciao.